Buonasera e con 10 minuti di tolleranza direi che possiamo iniziare. Io ringrazio tutto il pubblico per la presenza, ringrazio Deborah Serracchiani, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Maria Teresa Bassaporo, PAT Presidente della Provincia, il nuovo rettore dell'Università di Trieste, il professor Maurizio Fermeglia e tutte le istituzioni presenti. Ringrazio anche tutti i rappresentanti di imprese, associazioni di categoria, ordini professionali, cittadini, associazioni e così via dicendo. Consentitemi di rivolgere particolare saluto e benvenuto al dottor Mario Greco, CEO del gruppo Generali. La sua presenza è particolarmente gradita anche per alcuni aspetti che sottolineerò in questo intervento, è il presidente di Confindustria Sergio Razzetto. Ringrazio tutti gli altri, omettendo i nomi anche perché dimenticherei sicuramente qualcuno. L'invito che avete ricevuto ricorda che è un dovere etico e politico render conto ai cittadini dello stato di avanzamento dei risultati di un'amministrazione, delle difficoltà incontrate e degli impegni che restano da mantenere per potersi poi sottoporre al giudizio degli elettori. Fa bene alla trasparenza, avvicina i cittadini alle istituzioni, fatto questo non disprezzabile di questi tempi, è momento fondamentale di un dialogo continuo e di un apporto critico. Dopo il primo report dell'altro anno, quest'anno abbiamo adottato una nuova formula. Ci sono stati 5 appuntamenti, 5 tappe di un itinerario che ha visto protagonisti gli assessori sui temi fondamentali che attengono al mandato di questa amministrazione. Oggi io farò un ragionamento complessivo che terrà necessariamente conto anche di alcuni fatti che sono avvenuti nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, che in qualche modo hanno stravolto la scaletta che stavo preparando. Mentre lo farò scorreranno le parti più salienti di un report dettagliato che verrà diffuso via web e via pubblicazione stampata nei prossimi giorni. Sul report dettagliato, nelle prossime settimane ci saranno 5 ulteriori appuntamenti di discussione per consentire una discussione indispensabile cui possano partecipare tutti gli interessati con il sottoscritto e a seconda delle varie tematiche con i membri della Giunta, nelle quali potremo approfondire ulteriormente report delle cose fatte e impegni per i prossimi 2 anni. Da domani, attraverso il web, ci si potrà iscrivere a questi appuntamenti. Io perciò oggi vi risparmio un lungo, dettagliato, forse noioso elenco. Credo però di dover sottolineare alcuni passaggi dell'itinerario di questi 2 anni. Si avviano ormai a essere 2 anni e mezzo, tra un paio di mesi. Credo che abbiamo lavorato con alcuni primi successi per superare il rischio di isolamento lamentato da questa città e da questo territorio. Un'azione incessante di moral suasion sui collegamenti, l'affronterò più tardi per evidenziare quelli che sono i primi risultati e anche gli ulteriori primi risultati da cogliere. Uno sforzo per connettere Trieste con altre città italiane ed europee, e qui sottolineo evidentemente la collaborazione in campo culturale che progressivamente ci lega a Lubiana, Graz e a Vienna, la promozione e la proposta di eventi che creino opportunità perché sempre più persone vengano a Trieste, ce la facciano conoscere, dai grandi concerti al prossimo straordinario appuntamento della tappa finale del Giro d'Italia, per il quale ringrazio l'impegno dell'amministrazione regionale, passando per Trieste Next. Vi è stata e vi è un'azione amministrativa e politica estremamente importante per dare a questa città gli strumenti di pianificazione che guardino una città più moderna, più vivibile e più competitiva.
Per questo è stato approvato un piano generale del traffico urbano fortemente innovativo, per questo è in piedi e sta entrando nella fase cruciale dell'adozione un piano regolatore generale di cui questa città ha bisogno. Per questo sono stati adottati alcuni importanti strumenti di pianificazione anche in campo ambientale che citerò tra un attimo. Parte, direi, importante della nostra azione e dando seguito a impegni chiari assunti in campagna elettorale è stata anche destinata ai temi della trasparenza e del rigore nell'amministrare la cosa pubblica. Una maggior pubblicità di procedimenti, di atti, di sedi e momenti di discussione nella vita istituzionale del Comune, l'istituzione, i primi in Italia, di un comitato di valutazione di garanzia sulla professionalità e sui criteri delle figure candidate a nomine di responsabilità da parte del sindaco e della giunta, uno sfoltimento delle partecipate, uno sfoltimento degli amministratori, uno sfoltimento anche dei compensi, interpretati come riconoscimento di competenza e responsabilità di chi è chiamato ad amministrare, ma chiudendo definitivamente l'era degli eccessi di un vero e proprio stipendificio dipendente dalla politica. Sul piano della cultura abbiamo scongiurato la liquidazione di due istituzioni teatrali, una delle quali ci ospita. Colgo l'occasione per dire che il pericolo evidentemente è sempre dietro l'angolo, ma abbiamo messo, se non altro, la Fondazione Giuseppe Verdi e il Teatro Stabile in Friuli Venezia Giulia in condizioni di poter perseguire un rigoroso e difficile percorso di riequilibrio finalizzato a garantire la loro continuazione nel tempo. L'avvio di una riorganizzazione sistemica del patrimonio culturale e museale del Comune, iniziata dall'assessore Miracco, tra un anno dovremo presentarne già i primi risultati sul campo, la valorizzazione, ad esempio, con gli appuntamenti di quest'estate delle risorse culturali di questo territorio e contemporaneamente lo sviluppo di rapporti internazionali e, direi, da qualche giorno in questa città finalmente un nuovo grande appuntamento con l'arte contemporanea di livello nazionale e internazionale. Più servizi via web, dal progetto di Comunichiamo alle certificazioni anagrafiche online, al percorso insomma verso una smart city che preveda informazioni in tempo reale sui cantieri, sulla viabilità, sui servizi per i turisti e che poi via via si sviluppi con altri elementi di automazione, la mobilità elettrica, le 10 stazioni di ricarica per auto elettriche che grazie alla collaborazione con il gruppo Acega SPS ERA andremo a insediare nei prossimi mesi, interventi di automazione per il risparmio energetico. Sul piano dell'economia vanno sottolineate iniziative importanti, anche difficili, sui temi che riguardano la deindustrializzazione, quindi la ferriera, su cui ritornerò brevemente, sui siti inquinati e poi via via iniziative per il turismo e per il commercio. Io mi limito ai titoli perché poi il report conterrà un dettaglio delle azioni fatte e di quelle da fare. Sul piano dell'economia credo che per affrontare una situazione difficile abbiamo anche mantenuto l'impegno a decidere. In campagna elettorale avevo promesso che questa amministrazione avrebbe deciso, essendo in grado di dire i sì o i no, a seconda della capacità dei vari progetti, di coniugare in maniera adeguata l'interesse imprenditoriale con l'interesse generale. Ebbene, decisioni su progetti che possono mettere in moto investimenti, dal fiato all'edilizia, valorizzare aree e infrastrutture sono arrivate, ultima quella relativa al progetto del Parc Audace, e prossime quelle che ci vedono evidentemente lavorare per la valorizzazione delle aree strategiche, in primis quelle di Campo Marzio e della Fiera. Dal punto di vista delle politiche e dei servizi ai cittadini, ancora basterebbero i numeri che poi scorreranno
e che sottolineano l'aumento dei posti negli asili nido, dietro ai quali c'è anche una diversificazione, un miglioramento complessivo dei servizi e i numeri di anziani seguiti, di persone in difficoltà assistite e così via dicendo. E sulle questioni ambientali, dove sappiamo essere il tasto dolente del difficile finora, delicatissimo stato di compatibilità tra l'attività della ferriera e una parte evidentemente della vita del nostro territorio cittadino, oltre che aver affrontato, come dirò, seriamente il problema, abbiamo messo in campo provvedimenti di pianificazione importanti, definito il piano ambientale per la città, avviato quello di classificazione acustica, riformulati i cosiddetti piani di azione comunale, quelli che prevedono le misure di contenimento dell'inquinamento in situazioni di emergenza, l'avvio del risparmio energetico in 40 edifici comunali e il prossimo avvio del piano di azione per l'energia sostenibile. Tra le grandi scelte varate da questa amministrazione, io annovero la fusione tra ERA ed Acegas. È una fusione che ha consentito di dar vita ad un grande gruppo industriale, in questo momento la seconda multi-utility italiana, una delle più grandi industrie di questo paese, consolidando e rafforzando il valore del patrimonio del Comune di Trieste attraverso questa partecipazione, garantendo attraverso un patto di sindacato con gli altri comuni e gli altri partner pubblici una presenza maggioritaria pubblica in quello che è un delicatissimo settore industriale, quello delle multi-utilities, garantendo più risorse ai bilanci comunali, tema questo evidentemente particolarmente sentito visto che i trasferimenti sono in calo verticale, e creando prospettive per un ampliamento della gamma e della qualità dei servizi. Delle novità in cantiere dalla fusione ERA Acegas, delle novità in cantiere parleremo insieme ai vertici di ERA e ai vertici di Acegas APS in una prossima presentazione che entrerà nel dettaglio di investimenti sulle reti, di svolta sulla gestione ambientale, di forte orientamento al cliente, che in questo caso sono i cittadini utenti dei servizi. Qualche primo dato però io mi sento di darlo: nel giro di 3 mesi le attese agli sportelli sono passate da 30-40 minuti a 10 minuti medi di attesa, le attese al call center sono passate da una media di 8 minuti a una media di 30 secondi, e anche attraverso percorsi di questo tipo che si migliora il servizio ai cittadini. Qualcuno temeva che la fusione ERA Acegas creasse ripercussioni sul piano occupazionale, non ci sono state, non ci sono e non ci saranno per un'intesa che i sindaci di Trieste e di Padova hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali alle quali evidentemente ha aderito il gruppo ERA. Qualcuno temeva trasferimento di valore da questo territorio, la sede legale di Acegas APS è rimasta, conseguentemente contribuisce al gettito fiscale. Alla sede legale di Acegas APS si è aggiunta, non so se questo l'ho mai detto alla Presidente della Regione, la sede dal 1 gennaio del gruppo ERA Trading, che determina una compartecipazione fiscale della nostra regione di circa 15 milioni all'anno in incremento. Il valore, è fondamentale la creazione del valore. Per superare la crisi è la priorità assoluta, anche perché, diciamo così, il circuito virtuoso del rapporto tra economia e coesione sociale rende assolutamente necessaria la creazione del valore per creare le condizioni per la sua redistribuzione tramite la leva fiscale in politiche pubbliche e quindi in servizi ai cittadini. E siamo nel mezzo di una crisi difficile che non può usare la leva pubblica come fattore fondamentale di uscita dalla crisi, come spesso è avvenuto in passato. Sappiamo che molte crisi sono state affrontate con grandi investimenti
nelle opere pubbliche, che hanno messo in moto l'edilizia, hanno messo in moto le industrie collegate, hanno creato redditi, hanno conseguentemente determinato una crescita dei consumi. Anzi, c'è un patto reso evidentemente necessario dalle regole del gioco stabilite in sede europea per contribuire al risanamento della nostra finanza pubblica, che la leva pubblica la comprime oltre i limiti tollerabili e che sta diventando, io colgo anche questa occasione per dare un allarme in questo senso, anche se so che la Presidente della Regione sta lavorando dentro i quadri di compatibilità che oggi sono consentiti per migliorare le cose, sta diventando un fattore di recessione. Oltre che nelle situazioni sane come quella del Comune di Trieste, un tipico caso di cosiddetta eterogenesi dei fini, perché la impossibilità di appaltare opere con risorse disponibili, invece che creare ricchezza, occupazione e quindi gettito fiscale, consolidare le imprese, determina crisi occupazionale, quindi ammortizzatori sociali, sussidi, minor pagamento di IRPEG, minor pagamento di IRPEF, minor pagamento di IVA e quindi in ultima misura un danno ai bilanci pubblici che si vorrebbero risanare. Questo della difficoltà di usare la leva pubblica è un primo elemento qualitativo di questa crisi. Per quel che riguarda il territorio di Trieste ce n'è un'altra, che forse lo rende un po' diversa da quella di altri territori, anche se Trieste, come tutte le altre città e come tutte le altre province, quando riflette sul suo rapporto con la crisi, si considera l'ombelico della crisi regionale, italiana ed europea. La realtà è che qui la crisi morde ancora meno, perché tirava meno lo sviluppo, perché noi abbiamo vissuto per molti anni con un sistema e forse con una convinzione che si potesse perpetuare una condizione di benessere diffuso senza sviluppo. Pensavamo di poter fare a meno dello sviluppo, sviluppo che è fastidioso anche perché ha dei costi, ha degli impatti, determina modificazioni anche nella qualità della vita immediata delle persone. Pensavamo di poterne fare a meno tra pubblico impiego e conseguentemente redditi che non dipendono dalla competitività dell'economia, tra rendite e ricchezze da consumare che derivano dal passato, di cui questa città era fortemente munita e continua ad essere, anche se sono in progressiva erosione per certi versi munita, grazie alla presenza di settori di privato che hanno garantito e anche sviluppato l'occupazione. Penso, dottor Greco, ai 3.000 addetti complessivamente in questa città nel comparto delle assicurazioni. E allora, per molti anni, in questa città non si è investito, quando c'erano le risorse pubbliche per investire, per creare piattaforme e infrastrutture per la creazione del valore. Si rinviava, si consumava, l'allergia per i costi dello sviluppo prevaleva. Si sono perse occasioni perché le risorse c'erano e se anche oggi qualcuno non se ne rende conto o non vuole ammettere, le risorse arrivavano anche consistentemente dal governo, arrivavano consistentemente dall'Italia, arrivavano consistentemente da Roma. Il problema non era Roma, il problema era Trieste. Non so se sia stata una telefonata o una lettera, ma altrimenti come spiegare che non da Roma ma da Trieste nel marzo del 2007 partiva un ordine al presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di sospendere il progetto per la creazione di un centro congressi sul mare al posto del magazzino Vini, intimazione e ordine di sospendere perché ragioni politiche e perché una parte della città non lo vuole. Oggi salutiamo sicuramente con favore che alla fine di un percorso difficile e incerto arrivi a Trieste un imprenditore come Farinetti con un insediamento come quello di Italy.
Ma di spazi anche per Farinetti ed Italy ce ne sarebbero, e solo Dio sa quanto sarebbe cresciuta la nostra industria turistica se a questo punto avesse potuto contare su un moderno centro congressi collocato sul mare nella zona che va dal magazzino Vini all'area della ex piscina Bianchi. Del resto l'immobilismo ha creato in questa città rendite sul piano politico e anche su quello economico. Perché oggi parlo, questo è il secondo tema, di una comunità protagonista? Perché una comunità protagonista è un insieme, un'unità di intenti tra istituzioni, imprese, forze sociali, cultura, cittadini, sistemi formativi, coesi e consapevoli nel decidere che le occasioni non si possono più perdere, perché dall'immobilismo del passato abbiamo avuto troppi danni. Una comunità protagonista perché la città apra le finestre e liberi l'aria dall'immobilismo. Protagonisti per superare questa situazione che penalizza le potenzialità di questa città. Un immobilismo alimentato in passato e anche oggi da due sentimenti purtroppo non assenti nel tessuto profondo di questa città, che sono il vittimismo e il nostalgismo. Il vittimismo che sposta il tiro dai problemi e dalle responsabilità reali, finisce con l'oscurarli e conseguentemente con allontanare la possibilità di trovare le soluzioni. Il nostalgismo che trasforma il valore della nostra storia e della nostra identità, un grande patrimonio che ci arriva dal passato e che dovremmo usare per il futuro, in un frustrante, lamentoso e inutile rimpianto. Talora in questa città vittimismo e nostalgismo sono sfociati in un disincantato cinismo, in un sentimento ben noto su cui spesso a Trieste anche si scherza e si gioca. Ma c'è qualcos'altro. Vengo alle cose di questi giorni. Ho la sensazione che il movimento del territorio libero di Trieste sia nato per agitare la leva del vittimismo e del nostalgismo e per creare così le premesse per una nuova stagione di immobilismo in questa città. Guardate, io credo che nel 2013 non possiamo più mettere in discussione che Trieste è italiana e nemmeno dover manifestare per dirlo. Io credo che nel 2013 non possiamo, dopo aver superato confini drammatici, vedercene proporre di ancora più angusti e ristretti. Io credo che nel 2013 non possiamo subire un'altra stagione lunga di divisioni ideologiche che hanno paralizzato questa città. E non credo che nel 2013 possiamo veder sfilare bambini e ragazzini inconsapevoli portati ad affermare che Trieste non è italiana e che deve essere liberata. Forse questi bambini e questi ragazzi dovrebbero essere portati a conoscere e rispettare il lungo itinerario di dolori e di sangue che porta Trieste oggi ad essere libera in Italia e in Europa. Forse dovrebbero conoscere l'itinerario di dolore e di sangue che dalle persecuzioni delle minoranze dei fascisti all'annuncio delle leggi razziali, al campo della Risiera, agli eccidi nelle foibe, alle uccisioni da parte della polizia anglo-americana di chi manifestava per l'italianità di Trieste, hanno creato un itinerario di dolori, di tragedie e di lutti che in maniera difficile sofferta, rende oggi questa città libera, garantita da una Costituzione repubblicana, libera di essere una città italiana e di essere, come piace presentarla, la più europea delle città italiane.
Il fenomeno però non va sottovalutato, per questo oggi mi soffermo alcuni minuti su questo. Attecchisce in tante persone in buona fede. Guardate, se fossero 3.000 o 4.000 non è importanza, erano comunque tante. E tra falsi profeti, mestatori di professione e ingannatori c'era tanta gente in buona fede. Vediamone un po' le cause per poterle affrontare e superare. La prima è la crisi, genera inquietudine. Se non ci sono speranze e non ci sono supporti e sostegni, genera l'inquietudine, diventa disperazione, confusione, e questo porta a inseguire i falsi profeti. In tutte le gravi crisi economiche e sociali che incontriamo nella storia italiana e europea, fenomeni di questo tipo sono presenti. La seconda causa è il discredito della politica, che viene identificata con l'Italia. Anche gli scontrini di negozi, le cene di Natale e di Capodanno che hanno riempito le pagine dei quotidiani di questa regione hanno spinto probabilmente qualche centinaio di persone verso il territorio libero di Trieste e verso la piazza di domenica scorsa. E poi ci sono il nostalgismo e il vittimismo. Al nostalgismo, una volta per tutte, di chi ricorda Trieste, il porto di un impero, e i treni che portavano in tutte le città dell'impero, andrebbe forse risposto che non è finita Trieste, è finito l'impero, di cui Trieste era l'unico sbocco sul mare. Del resto è finito l'impero romano per Roma ed è finita anche la Repubblica Marinara per Venezia, e credo che le città hanno dovuto evidentemente riposizionarsi in fasi storiche successive. E poi questo vittimismo anti-italiano che dimentica le industrie che sono arrivate, no, per intervento dello Stato, poi felicemente privatizzate, e grazie anche all'azione di alcuni manager come Sergio Razzetto, sempre più radicate in questo territorio. Dimentica il Fondo Trieste, dimentica il pacchetto Trieste, dimentica le istituzioni scientifiche finanziate dal nostro governo e che hanno creato quella che è la vera e propria città della ricerca. Però guardate, finora tutti, forze politiche, sindacali, istituzioni, cultura, sono stati a guardare questo fenomeno, quasi pensando che si sarebbe sgonfiato da solo, sottovalutandone l'importanza. Segnale che è arrivato in questi giorni, invece il segnale che ci dice che serve una battaglia politica e culturale. Non basteranno le sentenze, anche perché le sentenze evidentemente verranno dagli agitatori di quel movimento, sempre attribuite ovviamente alla pervicace volontà di mistificare. Il giorno che arriverà un pronunciamento dell'ONU diranno che anche l'ONU si è fatto comprare dalle lobby di potere politico che stanno occupando Trieste. Quindi serve una battaglia politica e culturale che impegni le forze politiche, che impegni le istituzioni, che impegni i sindacati a spiegare che i problemi del lavoro si risolvono in altro modo. Viene difficile pensare, ricordando che anche operai della Ferriera erano domenica in corteo, che il problema glielo possa risolvere chi diffida tutte le istituzioni dal portare avanti il progetto Arvedi. Forse gli operai della Ferriera, quelli lì, stanno dicendo che prenderanno lo stipendio dall'ONU, ma francamente questo mi pare difficile. Serve una battaglia politica e culturale perché questo fenomeno, ad esempio, sta entrando anche nella comunità slovena, e gli sloveni devono sapere che questa battaglia li riporta indietro. Li riporta indietro di 30-40 anni, li riporta a una stagione di chiusure, di contrapposizioni, di separazioni dalle quali loro, come tutta la nostra comunità, ha tutto da perdere. Ma servono anche iniziative concrete, perché lì c'è tanto popolo e ci sono anche tanti piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, stretti da un'angoscia della crisi, dalla mancanza di liquidità, dalle banche che ti davano il credito e poi te l'hanno tolto, dall'autofinanziamento
discutibile ma in qualche caso necessario fatto con il rinvio delle imposte che si trasforma evidentemente in azioni che possiamo definire molto, molto forti da parte degli organismi di recupero di Equitalia. Noi non possiamo lasciare questa gente in mano a chi gli propina una ricetta fuori dalla legalità e dallo Stato di diritto. Qua dobbiamo metterci una mano sulla coscienza e metterci attorno a un tavolo, enti locali, associazioni di categoria, Agenzia delle Entrate, banche, Acegas, e costruire percorsi di supporto, di accompagnamento, di alleggerimento della pressione, di agevolazione a creare condizioni di fuoriuscita laddove possibile dalla disperazione. Se stiamo ognuno a casa nostra e ognuno di noi si limita ad applicare in modo automatico norme talvolta ottuse, eccessive e sbagliate, e che talvolta sono soffocanti per il contribuente, e diciamoci la verità, spesso sono più efficaci a stritolare chi è in difficoltà piuttosto che a recuperare ricchezza occulta, se rimaniamo ognuno su questo piano siamo al dramma sociale, e il dramma sociale può diventare disordine sociale. Io credo che noi dobbiamo superare un'idea di marginalità di questa città. Abbiamo un problema di collegamenti, lo affronterò tra un attimo concludendo questo intervento, ma abbiamo anche appuntamenti che, direi, con una filiera per certi versi impressionante, ci dicono come questa città invece sia vista e possa essere vista come centrale. Penso al successo su scala internazionale di ITS, penso al recente raduno dei giovani presidenti di impresa provenienti dall'Europa e dal mondo che nello scorso fine settimana sono venuti a conoscere questa città, le sue imprese, la sua realtà culturale, le sue istituzioni. Penso alla 22esima edizione del Global Forum che alla fine di ottobre sarà ospitato da Trieste, che ha vinto lo scorso anno una sofferta competizione per la candidatura e che affronterà il tema del guidare il futuro digitale, le opportunità per le comunità, per i cittadini e per il business con esperti, operatori provenienti da tutto il mondo. Penso al prossimo vertice italo-russo tra il presidente Letta e il presidente Putin. Penso alle occasioni di riscoperta, agli eventi che arriveranno nel 2014. Noi dobbiamo superare questa idea di marginalità che non viene compresa da chi raggiunge questa città e guardate, sempre più spesso mi capita di sentire che ne rimane colpito, ne rimane entusiasta e si chiede cosa manca. Forse manca lo scatto dei triestini e la comunità protagonista, no, vuol dire lo scatto dei triestini. Perché si può lavorare e si ottengono risultati. Dottor Greco, lei forse non lo sa, ma per molti anni un luogo comune in questa città era: ma cosa fa Generali per noi? Chi era appassionato di calcio si aspettava che Generali portasse Balotelli. Chi era appassionato di basket come me si aspettava che portasse Michael Jordan. Chi era appassionato di teatro si aspettava che portasse grandi direttori di orchestra, grandi soprani. Insomma, ognuno ci metteva il suo. Ci si dimenticava o non ci si accorgeva che nel frattempo Generali sosteneva lo sport, la Barcolana in primis, sosteneva istituzioni culturali, tra cui questo teatro e il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto sosteneva e faceva crescere l'occupazione di questo territorio, dando lavoro a 1.500 persone, che poi sono diventate 1.500 persone anche perché il progetto Genertel ha rappresentato lo sbocco occupazionale per centinaia di giovani di questo territorio. Ci si dimenticava anche del non disprezzabile gettito fiscale che Generali dava, dà
e rassicuriamo tutti, continuerà a dare alla fiscalità regionale del Friuli Venezia Giulia. Sa qual era la domanda che non si faceva nessuno? Era la domanda: cosa può fare Trieste per Generali? Allora, io credo che grazie allo stimolo che lei ci ha dato, che il Presidente Galateri ci ha dato, qualcosa per Generali abbiamo cominciato a fare. Era il 4 gennaio quando ci siamo trovati assieme con l'allora magnifico rettore Francesco Peroni, poi il testimone passato a Maurizio Fermeglia, che sta portando, direi, a compimento la fase cruciale del lavoro, per ragionare sulla possibilità che questa città fosse la sede di un sistema formativo permanente, di un'academy per la formazione del gruppo su scala globale, e conseguentemente sul piano della formazione e della conoscenza, temi del resto propri della natura e delle istituzioni di questa città, continuasse ad essere il cuore pulsante della compagnia. Beh, io penso oggi di poter dire che grazie al lavoro che soprattutto avete fatto, perché più di promuovere le prime occasioni io non ho fatto, poi evidentemente Generali e Università di Trieste hanno lavorato, questo progetto nel 2014 comincia con una start-up formativa a prendere corpo. E forse è la prima cosa che Trieste fa seriamente per Generali e per consolidare il suo rapporto con questa realtà fondamentale per il nostro territorio. Tra i temi posti c'era e c'è quello dei collegamenti. Qui abbiamo fatto massa critica. A proposito di comunità protagonista, ci siamo ritrovati il presidente di Generali con Allianz, con Sergio Razzetto che rappresentava Confindustria, ma anche Varsile e Fincantieri. Abbiamo stretto Mauro Moretti, poi per stringerlo ancora meglio l'abbiamo portato da Deborah Serracchiani, che nel frattempo era stata appena eletta presidente del Friuli Venezia Giulia. Bene, non abbiamo ottenuto uno sconvolgimento dei collegamenti ferroviari tra questa città e il resto d'Italia, ma un primo segno concreto che le cose possono cambiare l'abbiamo ottenuto. È poco? Io non so se è poco per chi va in giornata da Trieste a Milano risparmiare 1 ora e 20 sulla modalità più veloce e consentita finora. Io penso che se useremo questa opportunità, se la città e la regione dimostreranno di poter usare questa opportunità, bene, torneremo con la stessa compagnia a stringere ancora di più Moretti perché 1 ora e 20 di risparmio diventino 2 ore. Ma intanto un primo risultato è stato ottenuto. Forse è arrivato il momento che la comunità prenda in mano il suo destino, scegliendo innanzitutto il campo. Il campo è quello di una città che può e vuole essere importante per la regione, per l'Italia e per l'Europa. Il patto con la regione che il capoluogo deve avere mi pare sia nei fatti di questi mesi e ha come primi obiettivi la soluzione di situazioni critiche, quali ferriera, sito inquinato e la questione dei collegamenti. Sulla ferriera fatemi dire solo una cosa. Abbiamo scelto, insieme alla Regione, insieme alla Provincia, la missione più difficile. Quella di cercare di far convivere industria e occupazione con miglioramento dell'ambiente e con tutela della salute. Abbiamo scelto la missione più difficile, faremo di tutto perché non sia impossibile, ma mettiamo tutti quanti in guardia dalle ricette facili, perché le ricette facili finora sono state solo promesse che altri hanno fatto e non hanno mantenuto. Sulla questione dei collegamenti, la questione dei collegamenti è determinante in particolare per lo sviluppo del nostro porto e per l'attività delle imprese portuali. Io credo, cara Presidente, che una cosa buona che possiamo fare per il porto è riportare Mauro Moretti ad un altro tavolo, quello iniziato 1 anno e mezzo fa, che poi ha visto sulle soluzioni ferroviarie per il porto di Trieste impostazioni diverse da una parte da Ferrovie dello Stato e dall'altra parte dall'autorità e dagli operatori portuali. Però guardate,
Due documenti in due tasche diverse che non portano a nessun accordo, non portano beneficio a nessuno. E conseguentemente credo sia arrivato il momento che le parti si mettano attorno a un tavolo con la mediazione delle istituzioni, raggiungano un accordo, questo accordo venga finanziato e si comincino a realizzare quelle opere che possono consolidare la competitività ferroviaria del porto di Trieste. La crisi ci impone, e qui ritorno a essere piuttosto elencativo e cerco di concludere in 5 minuti, ci impone di liberare tutte le possibilità di investimento che possono creare valore al territorio. Ho citato le aree strategiche di Campo Marzio della Fiera di Trieste, così come la questione del sito inquinato di interesse nazionale. E poi c'è Porto Vecchio, su cui io non spendo molte parole, se non per dire che il TAR ha detto che sostanzialmente, se c'è la volontà politica, si può fare di quel luogo ciò che si vuole. E allora questa volontà politica, con il supporto della Regione e del Governo, cerchiamo di costruirla, perché la città non può permettersi un'altra occasione perduta. Il patto di stabilità non ci impedirà di realizzare alcune opere pubbliche, dobbiamo ancora capire come lo faremo, ma intanto abbiamo deciso che lo faremo. Quelle del piano città e di Pisus, se non altro perché hanno visto la qualità dei progetti di questa amministrazione vincere competizioni su scala nazionale e su scala regionale. Il completamento del centro storico con gli interventi in Ponte Rosso e il Borgo Teresiano, alcuni interventi significativi che vogliamo siano finalizzati a migliorare la qualità della vita dei rioni e dei borghi di questa città. Vorremmo poi, con un altro progetto, quello del recupero del centro meccanografico, creare finalmente un contenitore che dia opportunità anche ad una domanda giovanile nel campo del talento e della cultura, appunto, dei giovani. In generale, credo che dovremmo concentrare molta attenzione trasversale ai diversi settori in un progetto giovani per questa città, centrato sugli spazi, anche promuovendo il cosiddetto autorecupero, sia per associazioni sia per progetti professionali ed impresa. Serve un segno che questa città si orienta verso i giovani. Nei prossimi giorni, entro il mese di settembre, verrà presentato un progetto di sistema per il turismo per farlo diventare una vera e propria industria diffusa di questo territorio. Anche su questo si potrà costruire una strategia comune, un patto istituzioni e operatori che sono i protagonisti dell'elaborazione di questo progetto e che avrà bisogno poi di forti, capaci e qualificate managerialità. Già nel 2014 ai tantissimi turisti che continuano a venire a Trieste e che l'apprezzano e la amano, dobbiamo presentare una Trieste ancora più accogliente, più organizzata e più bella. La comunità protagonista è chiamata a scoprire anche un diverso valore del termine bene pubblico. Qui mi rivolgo alle imprese, alle associazioni, ai cittadini. Il bene pubblico non è ciò che è dello Stato, nelle sue diverse articolazioni, bensì ciò che appartiene alla comunità. Per questo, per questa ragione, e anche per far fronte all'emergenza che le gestioni pubbliche cominciano ad avere e che è destinata ad accentuarsi, inutile che ci illudiamo con il 2014 e poi col 2015, noi abbiamo bisogno di un patto per garantire valore, gestione ottimale e buon uso del bene pubblico. Un patto con le imprese, per un'opera pubblica, per un'area verde da mantenere, un patto con i cittadini per gestire e usare al meglio gli spazi sociali e gli spazi comuni e promuovere forme di incentivazione e di agevolazione per comportamenti virtuosi e di responsabilità nei confronti del bene pubblico. Qualche giorno fa siamo finiti su Repubblica perché saremo la città che donerà le bici ai comportamenti virtuosi
nella raccolta differenziata, nella gestione dell'ambiente. Dico subito all'assessore e anche agli amici di Acegas, all'amministratore delegato Pilone e al direttore Gasparetto, che dovremmo dare anche sconti sulla Tares, perché non tutti vanno in bicicletta, ma la Tares la pagano tutti. Io credo che noi dobbiamo rafforzare il senso di comunità, perché solo così ce la faremo. Voglio concludere ringraziando quanti quotidianamente operano con me e credono sempre all'idea che abbiamo lanciato, al sogno che abbiamo lanciato in campagna elettorale, che anche dopo 2 anni duri di crisi resta un sogno attuale nel quale crediamo profondamente, il sogno, l'idea, il sogno da realizzare di Trieste che torna grande, torna protagonista. La mia gratitudine va agli assessori, ai consiglieri comunali. Svolgono un compito difficile fra un'etichetta di casta, direi contraddetta dai fatti e da quel contatto diretto con la gente sempre più preoccupata, inquieta, anche rabbiosa, che ad esempio i palazzi delle istituzioni romane ancora non conoscono. La mia gratitudine va alle collaboratrici e collaboratori, dai dirigenti a tutti i dipendenti dell'amministrazione. Un ringraziamento per il lavoro che fate, spesso sottovalutato. È una sottolineatura, però. La comunità, le persone, i cittadini, le imprese hanno oggi ancora più bisogno di noi e noi dobbiamo stare con loro, dobbiamo aiutarli con risposte e con servizi efficienti, con responsabilità, con professionalità, ma anche con quella passione per il bene pubblico inteso come bene di comunità. E con la consapevolezza di quanto possa essere nobile la missione di servizio per sostenere l'economia e promuovere la coesione sociale della nostra comunità. Vi ringrazio. Grazie. Come ho detto, il dibattito evidentemente prosegue in una serie di appuntamenti ai quali parteciperò e discuterò con tutti coloro che lo vorranno di quanto illustrato oggi e di quanto anche starà scritto nel report di mandato. Quindi oggi non è previsto dibattito, però l'ho chiamata in causa positivamente, anche perché credo che il rapporto con la Regione sia una risorsa fondamentale per questo obiettivo di una città importante per il Friuli Venezia Giulia, importante per l'Italia, importante per l'Europa, e perciò chiederei a Deborah Serracchiani di intervenire. Aggiusto la mia altezza, che insomma, è decisamente diversa. No, io voglio ringraziare il sindaco. Naturalmente non ho preparato niente, perché lui, siccome mi ha detto che sono più spontanea quando non ci penso, mi ha avvertito prima di iniziare. Per cui, però, ci tengo a dire davvero due parole che sono secondo me importanti. Prima di tutto lo ringrazio, perché questo non è stato e non è soltanto un report di mandato, cioè raccontarvi quello che ha fatto in questi primi 2 anni. Abbiamo letto tutti, alcune cose le abbiamo vissute personalmente, altre le apprezzeremo appena riusciremo anche a toccarle fisicamente, penso al collegamento veloce con Milano. Lo ringrazio perché oggi ha detto delle parole coraggiose, sincere, che a Trieste non si sentono tanto spesso, e che mi fanno ben sperare, perché credo che siamo in grado nei prossimi 5 anni, guardo evidentemente al mandato regionale, a fare bene, a fare molto per questa città. Voi dovete pensare che appena eletta, a Trieste mi hanno accolto con questa indicazione utile: Presidente, per governare a Trieste basta non far niente. Non è una battuta. Mi hanno detto che per governare a Trieste è sufficiente star fermi. Allora, c'è una durezza in questa affermazione e anche una violenza rispetto alla storia di questa città. Il mio impegno,
credo che però si sia capito abbastanza in questi primi 4 mesi, è di non star fermi affatto. Perché anzi abbiamo bisogno di muoverci, abbiamo bisogno di aprirci, di prendere contatti, di stringere relazioni, abbiamo bisogno di rafforzarci, abbiamo bisogno di tornare competitivi. Abbiamo bisogno soprattutto di credere in noi stessi e di pensare che finalmente a Trieste, come in questa regione, le cose sono possibili e si fanno. Ecco perché credo che oggi sia un evento importante anche il fatto che alla fine del report del sindaco il presidente della regione accetti quella sfida e dica: certo che ci sono in un patto regione-città, lo pretendo, voglio che la regione sia protagonista, voglio che lo siano anche gli altri enti territoriali, con la provincia stiamo già collaborando. C'è l'assoluta necessità, perché noi non possiamo bastare, noi abbiamo bisogno di portarci dietro la città. Quindi avremo e faremo un patto regione-città su alcuni temi fondamentali. Io ne indico due, se posso, perché voglio farvi capire anche per quanto sia importante per me essere in questa città, rappresentarla al meglio, come spero di riuscire a rappresentare tutta la regione. Ho fatto delle scelte di campo anche molto chiare. Il presidente della regione siede nel comitato portuale. Non è una banalità, non è scontato e non è neppure, come dire, un non segnale, è l'esatto contrario. È la presenza, finalmente, fisica, forte, della regione in uno degli asset regionali fondamentali, il porto di Trieste, che non è solo della città, perdonatemi se lo dico in questo modo, è di tutta la regione e deve avere l'ambizione di essere il porto del nord-est, il porto che dialoga di nuovo col centro-est Europa. Se non ha questa ambizione, io ce l'ho e quindi la porto avanti. Spero che siate d'accordo con me che bisogna fare uno sforzo tutti insieme. Quando dico quell'ambizione, perché noi abbiamo tutte le potenzialità, fondali naturali di 18 metri. Dove mi giro, in qualunque porto mi trovi, il primo dei temi che mi dicono sono gli escavi e i dragaggi. Noi no, è un problema che non abbiamo, non sappiamo neanche cosa significa. Abbiamo bisogno di un retroporto e di un sistema ferroviario. E allora la notizia che il sindaco sa, ma mi pregio di darla a voi, è che c'è già un progetto fatto da RFI-FS che l'ingegner Moretti mi ha presentato, che vuole venire a presentare al sindaco qui, che verrà a presentare qui nelle prossime settimane, sul quale siamo chiamati tutti a fare uno sforzo. I progetti così importanti non possono accontentare tutti, ma devono essere comunque progetti di qualità che danno le risposte che servono. Quando si parla di un investimento in impianti tecnologici sul campo Marzio, dove ricordo che tutte le manovre sono manuali, ditemi dov'è la competitività. Quando dico che ci sono dei collegamenti importanti che si possono recuperare, addirittura possiamo fare dei collegamenti ferroviari che ci portano direttamente nella zona dei cantieri senza passare per Campo Marzio. Sto parlando di collegamenti esistenti, non da fare. Quando dico che c'è la possibilità di fare interventi importanti con una prima tranche di 40 milioni di euro e con la possibilità di mettere questi finanziamenti anche nelle tabelle A e B, quelle finanziate da RFI, vorrei che la città rispondesse positivamente, perché non è, come dire, l'assolvimento di un compito del Presidente della Regione o dell'Assessore all'Infrastruttura o del Sindaco, è qualcosa che viene a tutta la città, è qualcosa che viene a tutta la Regione, che viene al Nord-Est, e noi dobbiamo essere protagonisti di questi eventi. Siedo nel comitato portuale perché penso che bisogna smuovere le cose, far cambiare aria, prendere le decisioni, anche perché penso che governare significhi prendere il rischio grosso di decidere. E quindi spero che la città capisca questa centralità del porto, capisca questa necessità di riconquistare spazi, capisca la necessità di fare un investimento, capisca anche, vado al secondo tema, lo ha toccato il sindaco, mi sta particolarmente a cuore perché è un impegno che ho preso anche personalmente, la ferriera. Non so dirvelo in modo diverso, quello che stiamo con fatica cercando di portare avanti io e il sindaco e la presidente della provincia non è
l'accordo di programma che avete sentito, quella cosa mitologica già firmata più volte, a cui si stava lavorando, è tutta un'altra cosa. L'accordo di programma che stiamo in questo momento cercando faticosamente di mettere in piedi è l'accordo di programma di una crisi industriale complessa, che significa individuare chi fa cosa, con quali risorse e con un preciso cronoprogramma, che ha un obiettivo straordinario, strategico e che è l'unico obiettivo possibile, non solo per me ma per tutte le persone che ho citato. E cioè che ci sarà continuazione dell'attività industriale solo se c'è contemporaneamente risanamento ambientale del sito. È fondamentale. Guardate, è fondamentale. Perché quell'accordo di programma è un'opportunità. Senza quell'accordo di programma, senza la continuazione dell'attività industriale, quello resta un sito industriale gravemente inquinato, di cui tutti sono in grado di disinteressarsi domani se nessuno è interessato alla continuazione dell'attività. Fin tanto che c'è un interesse alla continuazione dell'attività. Guardate, sto parlando di 20 milioni di euro solo sul rifacimento degli impianti. Quindi è un accordo di programma importante che interviene sugli impianti, che guarda le bonifiche, dentro le bonifiche c'è la questione delle acque, che guarda i rifiuti, che guarda evidentemente le emissioni, che serve a far continuare l'attività industriale con il risanamento ambientale. C'è tutto in quell'accordo di programma o può non esserci niente se la strada sarà un'altra. Il momento è delicatissimo, delicatissimo. Non è un fatto che possiamo strumentalizzare politicamente, non è un fatto che possiamo strumentalizzare storicamente. Qui è un'opportunità straordinaria, saremo il primo sito in Italia a prevedere continuazione dell'attività e risanamento ambientale, con anche un'opportunità non banale di un'adesione dell'Europa e dei primi casi di finanziamenti europei sulla continuazione di attività e risanamento ambientale del piano della siderurgia. C'è tutto. È un'occasione e un'opportunità. Io dico che non dobbiamo farcela scappare. Dico che questa città ha visto passare troppi treni, in realtà non ne vede più nessuno, ma tra breve spereremo di far vedere anche dei treni internazionali. Ma credo che questa sia un'opportunità straordinaria, guardate, unica, importante, storica. Non dobbiamo farcela scappare. Noi ci stiamo lavorando, però non bastiamo solo noi, abbiamo bisogno veramente di un supporto vero, serio, di tutti voi, della città, delle categorie economiche, delle istituzioni, delle parti sociali, perché è una sfida per tutta la città, non soltanto per le sue istituzioni o per alcuni di noi. E io, guardate, non ho pregiudizi né ideologici né politici, parlo con tutti, non solo dialogo con tutti, ma vorrei che tutti partecipassimo a questo percorso, tutti, anche quando abbiamo provenienze e storie diverse. Questa è la vera sfida culturale, che io confido che la Regione sia in grado di affrontare tutta, di vincerla, superarla, rafforzarsi, diventare attrattiva, diventare competitiva. Diventare veramente attrattiva significa portare qui risorse, portare qui investimenti, portare qui imprese, portare qui cultura, turismo. Abbiamo tutte le condizioni per farlo, non ci manca niente. Ci manca la volontà di superare i tanti piccoli e grandi egoismi di questa Regione. Quello ci serve. E finché le cose andavano bene e le risorse c'erano, nessuno ci ha mai chiesto di farlo. Siccome adesso le cose vanno così così e sul patto di stabilità, non per rassicurare l'assessore, noi saremo la prima regione in Italia a chiudere il patto di stabilità con lo Stato italiano, recuperiamo 200 milioni di euro, riusciamo a definire alcune cose importanti, significa che prima del 31/12/2013 i comuni avranno un po' di spazi finanziari. Mi duole dovervi dire però che senza l'IMU sarà molto complicato fare alcuni passaggi che contavamo di poter fare, no, in modo un pochino più sereno. Naturalmente spingiamo ancora perché la revisione del patto di stabilità venga fatta, piani straordinari, il piano idrologico, quello dell'edilizia scolastica fuori dal patto di stabilità, i finanziamenti europei, come il caso del PISUS, devono andare fuori dal patto di stabilità. Qui dipende dalla volontà del governo. Qui bisogna che il governo Letta faccia una differenza profonda con il passato e decida che la revisione del patto di stabilità è motivo di economia nazionale.
e quindi farsene assolutamente garante e protagonista. Le regioni ci sono, questa regione in particolare è una regione che deve farlo per forza, perché grazie al protocollo Tremonti-Tondio ci hanno appena chiesto di dare 600 milioni di euro sulla base di quel patto che finora non avevamo pagato ma che dovevamo pagare. Adesso arriva il conto. Quindi è chiaro che siamo obbligati a fare questi sforzi straordinari. Io confido che ce la facciamo, alcune grandi opere stanno prendendo, diciamo così, la direzione giusta. Questo patto lo sottoscriviamo non solo nei fatti, ma su alcuni temi sostanziali lo dobbiamo anche mettere per iscritto. Permettetemi anche davvero di essere particolarmente contenta della possibilità attraverso Generali Academy di avere anche una città che si rafforza dal punto di vista della conoscenza, del sistema della conoscenza, della ricerca, della sua università, perché credo che questo sia un altro straordinario strumento di competitività in tutto il territorio delle macroregioni del nord, non quella padana, quella che guarda anche alla Slovenia, alla Croazia, all'Austria. Ecco, io penso, guardate, sono fiduciosa, non ottimista, perché mi sembrerebbe troppo, ma fiduciosa che si possono fare grandi cose, però bisogna volerle fare senza paura, come dicevo prima, governando correndo il rischio di decidere, e però soprattutto nel massimo rispetto del nostro territorio. Nel massimo rispetto del nostro territorio, che significa però avere anche la consapevolezza che possiamo fare molto, che siamo obbligati a farlo e che non possiamo più aspettare che passi la nottata, che è un'altra definizione di coloro che pensano che la crisi prima o poi finisca e che quindi bisogna soltanto aspettare che accada. Non è così, bisogna affrontarla con forza d'animo, determinazione, abbiamo tutte le condizioni per farlo. Io ringrazio il sindaco davvero per questa opportunità e sono pronta a questo patto, che vorrei però fare con tutti i cittadini di Trieste, perché credo che abbiamo bisogno davvero di una città che segua queste opportunità, le cavalchi, ne diventi protagonista e soprattutto diventi un esempio per tutto il Nord-Est. Grazie. Grazie, grazie, grazie alla Presidente della Regione, ci ha dato anche qualche bella notizia, quella che rivedremo Mauro Moretti presto a Trieste. Grazie a tutti per la presenza oggi, domani sul sito l'elenco degli appuntamenti per discutere con me delle cose illustrate oggi e del report di mandato più articolato e conseguentemente le modalità anche per prenotarsi per intervenire. Grazie e buona serata.